Let's go baby, voglio fare questo vlog per raccontarvi delle cose che sono successe in questi due giorni in cui non avete visto video, non avete avuto streaming e spiegarvi che è successo. Per prima cosa, come sapevate, sono stato domenica a Torino e lunedì a Milano, uno per un raduno che abbiamo fatto assieme a Joe e l'altro per l'evento di Overwatch All Star, dove avrei giocato assieme all'Illuminati Crew contro l'altra metà degli Illuminati Crew che giocavano assieme a Terenas e Danilo Gallinari, il giocatore italiano che gioca all'NBA, quindi in America, e io avrei giocato invece assieme a Romagnoli e altri quattro giocatori, come già detto prima, dell'Illuminati Crew. Ma come avete visto dal titolo, non è questa la cosa su cui dobbiamo concentrarci, ma dobbiamo concentrarci su: ho conosciuto il mio idolo e ho la possibilità di giocare con lui, e ho la possibilità di giocare con un calciatore di Serie A a Call of Duty. Ma vi svelerò tutto questo dopo. Prima voglio raccontarvi magari qualcosa di più sull'esperienza di Torino, che è stata, ragazzi, fantastica. Io non ho mai organizzato veramente io un raduno, e in questo caso che l'abbiamo fatto assieme a Gio era un po' titubante, non sapevo quante persone sarebbero venute, magari mi dispiaceva che Gio magari rimaneva deluso dal suo primo raduno e così via. Abbiamo organizzato il raduno al Mob Esport a Torino. Il Mob Esport a Torino è un bar, in questo caso un pub esport, e anche una sala LAN. È un posto dove potete bere qualcosa, mangiare, bere ottimi cocktail, ragazzi, fantastici, con nomi dei personaggi dei fumetti o dei videogiochi, in più videogiocare al PC, alle console, eccetera eccetera, in una location fantastica, con una cura al dettaglio paurosa, ragazzi. Non c'è un filo, è tutto perfetto, macchine e ovviamente schermi della Madonna, tutto ovviamente con periferiche, sia della Bank per gli schermi, Razer per le periferiche, sia mouse e tastiera che cuffie, quindi HyperX anche per le cuffie, quindi è un luogo proprio volto a dare oggetti e comunque un'esperienza ai massimi livelli per chi va lì. Ed è anche un posto particolare, perché anche se magari alcuni di voi non giocano tanti videogiochi, possono andare lì, farsi una partita a FIFA, a Rocket League, mentre stanno seduti in un bel posto, in una bella location, e si prendono qualcosa da bere. La telecamera sfoga, ma andiamo, proseguiamo con questa cosa. Quindi ringrazio ovviamente il Move Sport, Tito, Karim, che ci hanno veramente accolto in questo posto. E poi bisogna anche veramente, cioè, ringraziare i ragazzi della pagina Call of Duty Italia, il primo gruppo senza bimbi minchia, quindi andate a mettere un like sulla loro pagina, perché ci hanno veramente aiutati a organizzare questo evento, a creare i mini eventi all'interno di domenica, quindi li ringrazio tanto, quindi un saluto ragazzi, un bacetto anzi. Io devo dire, ragazzi, sono veramente soddisfatto, non me l'aspettavo che così tante persone sarebbero venute a questo evento. Siamo stati sopra il centinaio, saluto anche Retentive Sism e tutti gli altri che sono passati a fare un saluto e sono stati con noi. Tutti sono rimasti estasiati dalla location, dal posto. Avete già visto il video di ieri che faceva vedere solo una piccola parte del locale. Allo stesso modo, sotto, ragazzi, c'è il dungeon, la parte con la sala streaming, incredibile. Comunque l'evento è andato benissimo, già ha fatto vedere come si fanno i trick shot, ha fatto vedere in live la posizione delle mani, come si fanno, perché bisogna cambiare arma in quel punto, ha spiegato le varie cose. Abbiamo fatto dei due contro due su postazione, dove io giocavo col Joe e lo carriavo. No, non è vero, ragazzi, ha giocato benissimo Joe, ha tirato anche i raps contro due ragazzi, incredibile, e ho visto un sacco di giocatori veramente bravi a Call of Duty, molti giovani giocatori, e sono felice di vedere questo, perché voi sarete il futuro, e specialmente molti che fanno esport e giocano competizioni, quindi questo mi fa veramente piacere, perché so che sono riuscito a trasmettervi un messaggio, mi fa veramente felice, quindi sono contento che molte persone si stiano affacciando veramente alla competizione su Call of Duty. In più, ragazzi, bisogna dire che l'evento è stato epico, grandioso, location perfetta, eventi all'interno della giornata fighissimi, tante persone che sono venute, fantastico, non ho altre parole per descriverlo, e specialmente ringrazio Tito e Karim per avermi ospitato a casa loro. Siamo usciti la sera, mangiato qualcosa eccetera eccetera, e siamo andati ovviamente a dormire, perché il giorno dopo dovevamo partire da Torino in macchina per andare a Milano a fare l'Overwatch All Star. Arriviamo verso le 4 e mezza più o meno, alle 5 apriva l'Overwatch All Star, e siamo andati alla location. Arriviamo là, mi metto a chiacchierare, incontro il mitico nonno Erk, c'era Ivano Rampage Greco, Simone Sfolcini, ci stava Razzo e chi più ne ha più ne metto, ho incontrato Streamy e così via. In più, ragazzi, mentre stavo lì chiacchierando, a un certo punto si avvicina una persona, mi fa: oh, ciao Giorgio, come stai, bella power, bla bla bla, ma che fai qui? Ragazzi, era Alessandro Stermi Avallone, il mio idolo. Io vi ho sempre detto che ho un idolo, è lui, è la persona che mi ha ispirato a fare questo, a
per seguire le sport, entrare nelle sport, è stata una mia figura di riferimento. Ho sempre sognato di diventare come lui, anche se ovviamente gioco su console e questo non è fattibile. Lui è stato un idolo e se non il più grande giocatore italiano che abbiamo mai avuto, se non il giocatore italiano più vincente, proprio non c'è nessuno come lui. È una persona grandissima, creatore di FaceIt, ha fatto anche diciamo, il cast, il conduttore di Game Time, quindi è una persona prima di tutto squisita e grandissima. Ci siamo salutati, ci siamo messi a chiacchierare. La cosa bella è che mi ha chiesto: ma tu che fai? Giochi su console? Faccio: no, guarda, io gioco su PC a Overwatch, mi sta piacendo tantissimo, sto cercando di skillarmi e mi piacerebbe continuare la mia carriera competitiva su questo gioco perché mi appassiona molto. Ho detto: ma davvero, guarda, fai benissimo, questo gioco ha un futuro nelle sport sicuramente, poi è della Blizzard, bla bla bla. Poi mi fa: senti, fai una cosa, tieni il mio Battle.net, così mi aggiungi. Voi ragazzi non immaginate la mia faccia quando mi ha dato il suo nick. Mi fa: così ci facciamo qualche partita quando loggo, che così giochiamo un po' assieme. La mia faccia ero scioccato. Tutti mi avevano visto, ero rimasto paralizzato, ragazzi, non sapevo come rispondere. Preso, non riuscivo nemmeno quasi a prendere il cellulare. Pareva una bambina che aveva visto i One Direction e stava chiacchierando con loro. Una cosa incredibile, sono felicissimo perché lo stimo come persona e l'opportunità di giocarci per me è una cosa grandiosa. In più, dopo un pochino arriva anche suo fratello Thomas, o Al per chi lo conosce in game. Arriva e fa: oh, bella Giorgio, ciao, come stai? Io lo conosco comunque di faccia. Faccio: oh, ciao Al, come va? Bla bla bla, faccio. Lui mi fa: ma perché non giochi più a Overwatch su PC? Faccio: guarda, in verità ho cambiato account, quindi è per quello che non mi vedi mai. Ah, vabbè, tieni, prenditi il mio account, così giochiamo assieme. L'altra volta stavo giocando contro di te, però non volevo venire a disturbarti su TeamSpeak, c'erano 6 persone, magari troppo casino, così almeno ci facciamo qualche partita assieme. Felicissimo. Ho conosciuto Streamy, ho conosciuto altri ragazzi che giocano a Overwatch, e c'erano anche i Noeven, che sono il team più forte italiano, se non uno dei più forti al mondo. Avrei voluto scambiare qualche parola magari con Carnifex, Lullao, eccetera eccetera, ma ho avuto l'opportunità ieri in streaming di parlare con Ambuscino, il loro support, una grandissima persona, un grandissimo giocatore e simpaticissimo. La community su PC vuole aiutare tutti i giocatori a crescere, a farli arrivare a un livello altissimo. Sono una grandissima famiglia unita, mi trovo benissimo con loro a parlare e chiacchierare, sono felicissimo. Comunque non parliamo solo di questo, questa è la prima cosa. Felicissimo per Stermi, che tra l'altro poi mi presenta Vicious. Per chi gioca Hearthstone conosce Vicious, giocatore di Hearthstone, uno dei top 5 earner italiani, uno di quelli che ha guadagnato di più nei videogiochi in Italia. E ragazzi, ho conosciuto anche lui, abbiamo parlato così, e ora vorrò giocarci magari qualche partita Hearthstone con lui, dato che è un grande, è incredibilmente forte perché è conosciuto a livello mondiale. Oltre a questo, inizia l'evento, arrivano anche gli Illuminati Crew, che ragazzi, io ho visto molte parole brutte che gli avete detto nei video, ma mi hanno trattato veramente bene, come se fossi un loro amico, come se mi conoscessero da tanto tempo. Quindi penso che quelli che abbiate voi siano solo pregiudizi dati comunque dal fatto che il loro seguito è molto pieno di bambini, ma sono delle persone veramente mature, amichevoli, e soprattutto non mi hanno fatto sentire a disagio, nonostante non conoscessi nessuno là dentro. Mi hanno trattato benissimo e voglio fare quindi un saluto a tutti e uno shoutout a tutta l'Illuminati Crew, perché magari è una cosa che molti di voi non si aspettavano. Oltre a questo, ho conosciuto Gallinari, ragazzi, un gigante incredibile, no? Mi ha preso per la spalla, di: vieni qua, facciamo la foto. E raga, mi sono girato, lo guardavo così, cioè mi faceva paura. Poi ho conosciuto Romagnoli, io milanista, ovviamente, sono andato a chiacchierare con Romagnoli. E vabbè, inizia l'evento, ci presentano, andiamo sul palco, bla bla bla, faccio una battuta sull'Adderall, ci sediamo poi sui divanetti e Romagnoli faccio: guarda, la tua postazione è questa qui accanto alla mia. Lui si siede, mi fa: oh, ma senti un po' una cosa, mentre presentavano l'altra squadra, ma tu che cosa fai qua? Sei loro amico del gruppo del mio amico? Lui faccio: no, guarda, io non sono, loro sono youtuber famosissimi, io non faccio questo, sfortunatamente. Lui mi fa: davvero, ma che fai? Io faccio: guarda, ero un ex giocatore professionista dei videogiochi. E lui mi fa: ma di cosa? Io faccio: guarda, di Call of Duty. Ragazzi, in quel momento gli si illuminano gli occhi a Romagnoli. Era praticamente, stava tipo: ma davvero giochi a Call of Duty? Ma quanto sei forte? Ma mi puoi far vedere qualcosa? Che vuol dire giocatore professionista? Gli spiego tutto, gli spiego: giocare in squadre estere, ci pagavano, avevamo contratti proprio professionali, eccetera, eccetera. Gli faccio vedere le foto dei tornei dove ho giocato, qualche video mio. Ragazzi, lui era infognatissimo, è impazzito. In quel momento, sapete cosa fa? Mi dice: guarda, aspetta, ti aggiungo sulla play, così ci giochiamo una partita e ci conto. Mi fa tutto così, cioè era veramente presissimo per giocare a Call of Duty. E quindi mi ha detto: guarda, quando torni a casa ti ho aggiunto ora.
ora, mandami un messaggio così io gli ho liberato un posto perché le console erano connesse, faccio liberami un po', mi ha fatto liberami un posto, bla bla bla, mandami un messaggio così poi ci facciamo una partita assieme perché magari mi puoi dare qualche consiglio dato che tu sei così bravo e conosciuto. Ragazzi, quindi mi ha fatto veramente felice perché poi io sono un tifoso del Milan. Poi ho parlato con lui pure del Milan e mi ha detto che lui si trova molto bene, spera in un prossimo anno migliore, spera di riuscire ad accedere alla Champions, che è quello a cui sta puntando ora il Milan. Ragazzi, l'evento è andato benissimo, abbiamo vinto 4-2 contro Terenas e ragazzi, bisogna dire che Terenas, nonostante giochi sempre a PC, ha giocato su console, ha giocato benissimo, il voto che gli darei è 10, quindi Lapo, se stai vedendo questo video, sei stato veramente grande perché hai giocato bene, stavi carriando proprio il tuo team, il team nero, come era chiamato, noi eravamo il team bianco, però alla fine abbiamo vinto noi perché vince il power, vince il professionismo. No, a parte gli scherzi, Lapo, se stai guardando il video, mi ha fatto veramente piacere giocare contro di te, ma spero di giocare più assieme con te, specialmente su Overwatch, perché mi stai molto simpatico. E si vede che ne capisci di questo gioco. Comunque, ragazzi, l'evento è andato benissimo. Poi ho parlato con quelli della Blizzard. C'era anche Pasti degli Edomina. Quindi mi sono trovato veramente bene. Sono stati tutti molto amichevoli con me. E ho ricevuto un bellissimo messaggio la stessa sera mentre stavo tornando da ERK H82. Lui si occupa di fare video su Overwatch. È anche un caster professionista di Overwatch, semiprofessionista, chiamiamolo così perché è in particolare la situazione, e gli ho spiegato la mia idea su Overwatch, del perché non lo sto portando tanto sul canale, tutte queste cose. E lui mi ha detto una cosa bellissima: ha detto, Giorgio, tu sei giovane, tu hai tanti anni davanti a te in questa carriera, ora stai andando pure fuori a lavorare per il gaming e così via. Non bloccarti e non fare ciò che non vuoi o non ti piace fare, perché se tu fai ciò che ti piace fare, sicuramente ti riuscirà meglio e sicuramente sarai più contento te. Le persone che ti vedranno, se sono veramente persone che ti conoscono e ti supportano, lo noteranno dalla tua felicità. E mi ha detto, fai quello che cazzo ti pare, mi ha detto, proprio quel cazzo potente me l'ha detto. Perché è vero, ragazzi, io molte volte mi faccio molte pippe mentali che dico no, non faccio questo, non faccio quello perché so che a molti di voi non piace vedere quella cosa. Invece io devo essere più libero di fare quello che voglio io. E se una persona non vuole, amen, sti cavoli, io devo seguire quello che voglio io. Ringrazio tutte queste persone, Marco Livari anche della gestione di Pro Gaming, Giuseppe Gatto, Jack, Gianluca e tutti i ragazzi della Blizzard che c'erano, e sono felicissimo, ragazzi. Non ho mai passato 2 giorni incredibili. Sono passato da fare un raduno che non mi aspettavo con un centinaio e più di persone in una location incredibile, ad andare a giocare con una persona che gioca nella squadra che io tifo, il Milan, in più a conoscere esterni e parlarci, riuscire a scambiarci i nostri nickname per giocare assieme, il suo fratello, Vicious. Ragazzi, mi viene, non lo so, mi vengono quasi gli occhi lucidi a pensare a queste cose, non so se si notano, ma sono veramente scioccato, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere, specialmente un'accoglienza del genere dal mondo del PC, da me che non, sono sì conosciuto su console, ma a loro non gli deriva niente, perché non ho niente da portargli. E loro fanno solamente questo perché vogliono che più persone si avvicinino al loro mondo. Sono come una grandissima famiglia unita. Ed è così che dovete essere pure voi su Call of Duty. Spero che vi sia piaciuto. Bleah! Spero che vi sia piaciuto questo video. Spero che vi sia piaciuto tutto quello che ho detto. Ovviamente, ovviamente questo vlog lunghissimo. Spero che l'abbiate guardato fino alla fine. Un ringraziamento a tutte queste persone che hanno reso questo possibile questi 2 giorni: il MOBA, Tito, Karim, ovviamente tutti i ragazzi di Call of Duty Italia, Joe, la Blizzard, Pro Gaming e ovviamente tutti quei ragazzi con cui sono riuscito a scambiare una parola e quelle persone che io stimo tantissimo nel mondo del gaming. Quindi un ringraziamento a tutti. Questo video significa molto per me, quindi spero che abbiate capito, spero che sia riuscito a trasmettermi le emozioni che ho ora. Io vi saluto, ci becchiamo al prossimo video in streaming. Let's go, baby!